lavorava in Lares? 35. Ha sempre fatto lo stesso lavoro? Sì. Che tipo di lavoro faceva? Ero addetta alla foratura, cioè macchine, utensili, giusto? Macchine controllo numerico. Però negli ultimi 5 anni ero addetta all'organizzazione del reparto. Ecco, una persona come lei, che sono tanti anni che fa bene o male lo stesso lavoro, di fronte alla perdita di lavoro si sente spaventata perché non riuscirà più a fare questo tipo di lavoro, oppure è disposta a imparare anche altri tipi di lavoro? Allora, sono spaventata, perché dopo tutti questi anni ricominciare con altre cose spaventa. Però logicamente non bastandomi poi gli ammortizzatori sociali per poter arrivare alla pensione, sono costretta a trovarmi un altro tipo di lavoro. Se questo non sarà più sul mercato, questo tipo di lavoro, dovrò fare altre cose. Come si fa a vivere con pochi soldi di cassa integrazione? Rinunciando a tantissime cose. Non è che prima c'erano tantissime prospettive, però si viveva dignitosamente. Adesso con 780 euro al mese devi rinunciare a tantissimo. E personalmente l'aiuto, non so, di parenti? No. E non voglio neanche. Finché ce la faccio, sono fortunata che non ho un mutuo. La casa è mia, per cui sono fortunata rispetto ad altri. Però io in questo momento ho dovuto tirare fuori tutti i risparmi dei 35 anni lavorati, e perciò adesso mi ritrovo senza più un risparmio e vivere proprio con 780 euro. Però finché ce la farò, farò da sola, poi si vedrà. In questa lotta lei si sente appoggiata anche dai suoi colleghi, oppure vi sentite un po' soli? Vabbè, dai miei colleghi sì, non da tutti. Da quelli che siamo qui in presidio, perché da altri colleghi, quelli che sono a casa, che non si sono mai visti qua e so quello che dicono, assolutamente no. Di quelli che siamo un gruppo qui, sì, siamo molto uniti e va benissimo. Cosa si augura per questo 2010? Tanta serenità e che qualcosa cambi in meglio.